dire che oggi inizia il domani significa per noi dire che la politica deve dichiarare guerra alla povertà. L'Expo, che era stato presentato come un grandissimo progetto, 1 milione di piante piantumate, delle serre, cos'è in realtà l'Expo? Noi ora siamo a dire che all'Expo, dentro l'Expo, non si può parlare di biologico, di ambiente, eccetera, eccetera. Perché? Perché all'interno di Expo ci sono tutti quei sistemi politici, economici, finanziari che sono quelli che stanno avvelenando da questo punto di vista questo pianeta. Però per in qualche modo già l'hanno avvelenato. Ma nonostante questo, nonostante l'abbiano già avvelenato, e cosa fanno? Da avvelenatori prendano le parole degli avvelenati, capito? Vandana Shiva non è la fiera per nutrire il pianeta, ma è la fiera di coloro che stanno affamando il pianeta, le grandi multinazionali. È un gigantesco mostra mercato della speculazione delle grandi nazionali sul cibo, a cui poi si prestano come copertura, come sempre avviene, i venduti della sinistra, i venduti del terzo settore, tutto quel mondo di venduti che fa finta di essere diversi dagli altri e spesso sono peggio degli altri. È una grande fiera dell'ipocrisia che imbroglia la gente in due modi: quelli che ci lavorano subito sottopagandoli o addirittura con il lavoro gratis, ma poi l'Italia facendogli credere che queste fiere mercato sono quelle che servono a far ripartire l'economia. Senti che bello, arrivano l'Expo, domani inizierà, ma c'è chi lotterà lo stesso. Noi siamo del comitato No Canal, per cui in particolar modo quella sezione di Expo che avrebbe dovuto fare una lunga via d'acqua per un costo di quasi 100 milioni di euro, sì, non mi vengono, sono cifre talmente grandi che non vengono. Purtroppo hanno fatto la via d'acqua nord, la parte nord, distruggendo per dire i boschi intorno ad Arese, il Castellazzo di Bollate. Non sono riusciti, grazie un po' alle nostre proteste e grazie anche agli arresti, per cui grazie alla magistratura che ha arrestato per esempio l'ingegnere Acerbo e altri, non sono riusciti a fare la via d'acqua sud, per cui non sono riusciti a distruggere il Parco Pertini, il Parco di Trenno, Bosco in Città e Parco delle Cave. Perché però siete contro l'Expo? I mass media, Renzi ne parla come un grande avvenimento, dovrebbe rilanciare il paese, perché siete contro? Per come l'abbiamo visto noi, ha distrutto tantissimi alberi, un boschetto in via Novara, ha cementificato gran parte delle strade intorno al cimitero monumentale, al cimitero maggiore, e poi ha interrato 3 quintali di pesce nell'ex lago dei Tigli, che è stato interrato completamente ed era una microsi faunistica dietro il cimitero maggiore. C'era molta gente con striscioni che difendevano la Costituzione, oggi qua c'è una partecipazione molto più ampia dell'anno scorso, ma tutta questa gente, quindi anche tu, ti senti rappresentata politicamente o credi che manca una rappresentanza politica per tutta questa gente? No, manca assolutamente, perché purtroppo si sta imponendo una specie appunto di dittatura basata appunto sulle banche, soprattutto anche quella proprio centrale europea, altri poteri forti che portano avanti
i loro interessi, diciamo, lobbistici, e che assolutamente non si occupano dei cittadini. I cittadini anzi sono proprio da sfruttare quanto più possibile e anche in ultima analisi da distruggere. Partecipato dagli italiani che ha detto sì all'acqua come bene pubblico, l'acqua ancora in questo paese non è un bene pubblico. Diciamo che fanno di tutto a livello istituzionale per cercare di ritornare indietro, cioè andare a pre-referendum, non tenendo conto del giudizio degli italiani che non è cambiato. Gli italiani sono ancora per l'acqua pubblica ed è un problema, come dire, culturale oltre che storico. Oggi il ministro Alfano diceva, presentando l'apertura di Expo, che hanno fatto di tutto per evitare che le mafie si infiltrassero dentro Expo. Eppure le indagini della magistratura avevano dimostrato sostanzialmente il contrario, più si indagava più si trovava dello sporco. Se loro immagino che hanno di fronte dei polli, no? Dei polli che non leggono i giornali, dei polli che non vanno su internet, dei polli che non si informano. La verità è proprio la seconda, la verità è che la mafia è dentro lo Stato. Le barricate sventola la bandiera dei lottari, la 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 la. Sulle barricate sventola la bandiera. Anche dalla Val di Susa, per dire no, no all'Expo e no a opere che qualche anno fa lo stesso Renzi diceva inutili per il paese. Evidentemente il potere ha degli interessi che non sono quelli della gente comune, non sono quelli della terra, non sono quelli dei giovani e del futuro. Noi siamo qui per dire no alla devastazione ambientale e alla devastazione sociale, ad un lavoro che sfrutta e distrugge, ad un mondo che è impostato sulla guerra e sullo sfruttamento, e quindi non potevamo non essere con tanti compagni che manifestano contro Expo. No Expo, no TAV, no guerra. Cosa ne pensi dell'accordo che ha firmato CGIL, CISL e UIL sul contratto di volontariato, per cui quasi 4/5 di giovani lavorano sostanzialmente gratuito? La CGIL è ancora un interlocutore per la sinistra extraparlamentare? La CGIL non è più un interlocutore, come non lo sono i sindacati confederali, che sono diventati l'ufficio di collocamento dei grandi affari. Si è inaugurato l'Expo, un grandissimo evento per questo paese. Perché oggi tutta questa gente è qui contro l'Expo? Ma noi abbiamo sempre detto che l'Expo era un evento molto gonfiato, che né Milano né l'Italia riparte con l'Expo, che è una sorta di mangiata che dura 6 mesi, del tutto inutile, e hanno cementificato oltre 1 milione di metri quadrati di terreno agricolo. Ci hanno mangiato sopra, ci hanno lucrato, ci hanno rubato. L'Expo è, in sintesi, è la summa del peggio dell'Italia.
al Jobs Act, con Expo e con tante altre riforme che si vogliono approvare, ci stanno rendendo un futuro precario in nome della flessibilità. E noi siamo qui oggi in piazza il 1° maggio, che è il giorno della festa dei lavoratori, per dire no a Expo e no al lavoro gratuito, no al volontariato per le multinazionali. Il volontariato si fa in un altro modo, non di certo per le multinazionali e in nome del profitto di Expo e di quello che rappresenta. Stiamo facendo un percorso per il centro di Milano, toccheremo diversi punti. I nostri concetti principali che vogliamo trasmettere tramite diverse azioni sono debito, il cemento, la precarietà.